ho bisogno di questo. Oh, siete arrivati, vi ho visto Dove? Correre in televisione. No, grazie, grazie. Vi conosco soprattutto la signora. Diciamo più tecnico, voi avete fatto una controproposta? Sì, noi abbiamo fatto una controproposta. Innanzitutto abbiamo chiesto che la prima valutazione che si facesse, se non c'è, cioè se l'ospedale deve essere riconvertito o se si deve fare qualche altro, vogliamo capire cosa si deve fare, ma poi vorremmo capire perché altro non si fa. Allora, se la linea è stata quella, io credo, di essere incapaci in questo momento di riprogrammare l'offerta sanitaria, quindi di cercare di mantenere l'esistente, perché portare l'ospedale e la staria in queste condizioni rispetto ad altri nei quali addirittura vengono implementate queste? Noi abbiamo addirittura una mobilità attiva del 4-5% rispetto agli altri, dicevamo dello 0,7, 0,6, noi abbiamo gente che viene da comuni limitrofi da anche altre regioni. A un certo punto ci hanno tolto anche la cardiologia con dati nazionali statistici che testimoniano come questo territorio anche con facilità e quello. La cardiologia intendiamo anche l'UTIC, l'emodinamica. Tra l'altro è inaugurato dallo stesso presidente Ventola nella primavera del 2010. Del 2010, sì. C'è una cosa in fase di campagna che non ha nessuno. I
tempi di percorrenza dal Sub-Appennino rispetto agli altri sono molto lunghi. Beh, ci sono strade allora, continuamente. Noi siamo vicini a Foggia, 20 km, okay, quindi Lucera è più vicino a Foggia, ma lo stesso discorso può valere per Manfredonia Foggia, per San Severo Foggia, per Cernina Foggia. Manfredonia è vicinissima sia a Foggia sia a San Giovanni del Conte, 8 km. Cioè non c'è questa motivazione, voglio dire, per cui Lucera è vicino a Foggia e gli altri non lo sono. Non c'è questa motivazione. Ma tra l'altro, quanto più volte abbiamo cercato di capire cosa si volesse fare di Lucera, io ritengo che loro non abbiano alcuna idea. Poi c'era stato detto dal Presidente, noi toglieremo il cerotto solo dopo che abbiamo sanato la ferita. Ma non è così. Cioè oggi si dice, noi dobbiamo tagliare i costetti perché poi dobbiamo fare delle cose. Che cosa? E non ce lo sanno dire. Una conferenza dei sindaci, appunto il direttore generale, non ci ha saputo dire niente. Va bene, io siccome sto andando lì perché ho la mia audizione. Scusa se mi interrompo, accusato di fare demagogia quando qui non c'è, non abbiamo fatto un manifesto, io sono di centrodestra, non abbiamo fatto un manifesto in città, non abbiamo fatto nulla, l'azione è diciamo trasversale, è tutta la città che si muove, quindi non c'è stata nessuna speculazione, pare che questa forma di protesta sia una speculazione. Qui sono presenti come cittadini, come a me personalmente stamattina mi hanno chiamato esponenti del mio partito per sindaco, qui sono presenti come comitato passati. Cittadini che sono, vado da sinistra a destra. Pietro mi ha chiamato, Peppino D'Urso. Ho chiamato D'Urso perché lo avevo contattato io sono stato candidato, ci siamo conosciuti, sia di Esposito. Va bene, io comunque non mi nascondo che ci sono situazioni molto complicate. Nel senso che situazioni del genere si stanno verificando a Manduria, si stanno verificando a Monopoli, dove stanno chiudendo l'UTIC, l'emodinamica a Monopoli, mentre ce ne sono 8 a Bari, sono arrivato al punto di dire che probabilmente è il caso. Però, come posso dire, noi adesso cercheremo soprattutto di chiedere agli organi tecnici di riflettere bene su questi passaggi, e in modo tale che poi queste decisioni siano prese con tutta la dolorosa attenzione che è necessaria in casi come sì, ma non per scelte politiche, perché c'è un vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro. Cioè, lei dice ci sono consiglieri regionali dappertutto, ma non tanto, sì. Noi abbiamo dato solo il questo è il punto essenziale. Noi come comunità siamo assolutamente consapevoli che ci sia una esigenza da parte della regione e siamo disposti a fare la nostra parte, ma fare la nostra parte significa ognuno di noi deve dare qualcosa. Peraltro sono anche in contatto con il Presidente del Consiglio degli Avvocati per la questione del Tribunale. Certo. Mi hanno chiesto di intervenire come vicepresidente del Lancio. Quindi ci risentiamo a breve anche per quello. 68 su 73, 68 su 73. Cioè la differenza è 5. Ne facciamo 73 oggi? Vabbè, se si allora, quando Manfredonia, scusami Pasquale, per le ostetrici ginecologia, quelli li ha recuperati tutti. Quindi non ha perso assolutamente nulla. Sì. Hanno presentato un piano di investimento per costruire nuovi ospedali. Senza soldi. 5. Ma tu devi andare. Cioè, hai capito che caricatura. Vabbè, no. Io voglio dire una cosa di tutto. Quando loro dicono, con i dati degli ospedali, che poi riguardano un po' tutti gli ospedali della Puglia, rispetto ai dati ministeriali, tutti e quattro questi dovrebbero essere chiusi. Allora, o li chiudi tutti e quattro, o se decidi che non li puoi chiudere in questo momento perché non sei in grado di organizzare, fai una cosa io. Si taglia equamente, no? Giustizia, un territorio, non ha... Poi si fa il discorso, questione di ci accusano noi di campanilismo, e quando poi c'è Rignuca, Manfredonia e San Severo, che hanno chi alza la paletta in consiglio regionale, diciamola così, diciamola tutta. Vabbè, così. Come posso dire, le cose nelle quali voi vi lamentate sono cose che potrebbero avere un fondamento, potrebbero non avere. Rimane il fatto che diritto della popolazione locale è di avere una spiegazione che regga rispetto alle scelte. È il principio della motivazione. Questo vale per le sentenze, vale per le decisioni, vale per le questioni. Mi pare di aver capito che voi mettete in discussione la logica, la tenuta della logica di questa scelta. Io ovviamente, credetemi, devo anche fare attenzione a non fare io interferenze che non. Perché qui c'è qualcuno che potrebbe dire perché sei venuto qua, no? Innanzitutto perché penso che sia giusto salutarmi, la gente che viene a piedi da lì
fino a qui, da Lucera fino a Bari, è il minimo che può fare è essere salutato al sindaco. È venuto il sindaco qui e ha chiesto di essere ricevuto e io l'ho ricevuto. Non ho elementi per dire che la vostra tesi sia del tutto campata per aria, anzi ho l'impressione che sia fondata, e quindi cercherò di far presente alla mia forza politica, al capogruppo del mio partito e anche al Presidente della Regione, che oggi, ripeto, dovrebbe presentare questo nuovo piano di investimenti per nuovi ospedali, appunto, che ho ricevuto questo tipo di input da voi, e mi auguro al più presto, se le iniziative dovessero insistere, perché poi bisognerà andarla a votare questo piano, se le iniziative dovessero incrementarsi, sono a disposizione per conoscere ancora meglio il vostro punto di vista, laddove voi riteniate di convocare la vostra comunità in una discussione in consiglio comunale, dove ritenete. Va bene? Grazie. Grazie.